meno si andava a spendere sui 4-5 dollari a testa. E siamo andati una volta a fare colazione da questa teoria. Era tutta dedicata a Alice in Wonderland, il cartone. Infatti era accanto a Central Park, dove c'era la statua di Alice in Wonderland. Che fa la pantera? Poi siamo andati a mangiare in un posticino carino, molto tipico, dove facevano le miglior cheesecake di Manhattan. Questo era un posticino storico in cui facevano tutti i tipi di cheesecake. E lì non vi dico la bontà. Ciao, ma perché in testa? Sai che più buono questa è la tua? Invece per quanto riguarda i fast food, più buono è stato quello in Times Square, dove si mangiava hamburger giganti, patatine giganti, e si chiamava il BBQ. Siamo andati in un posto vicino alla scuola di danza, l'XPG, dove facevano soltanto hamburger con pollo. Pollo sfilacciato, pollo fritto, pollo impannato, pollo di tutti i tipi. Tipo un pollo sfilacciato. Poi, se volevi risparmiare, tipo siamo andati al KFC, famosissima catena, sempre lì, sempre pollo. Principalmente era molto buono Shake Shack. Invece per quanto riguarda panini un pochino più particolari, siamo andati dove avevano girato il film di Harry ti presento Sally. Beh, spiegami come fai, che racconti? C'è una riunione presto, il barbiere, una partita squash. Facevano il panino pieno di pastrami. Io per esempio abbiamo preso un panino diviso in due perché la quantità era tantissima, cioè un panino era alto così. Poi invece una domenica siamo andati ad Harlem, siamo andati a messa, abbiamo visto una messa gospel, è stata molto molto bello, molto emozionante. Proprio una domenica come la vivono loro. Siamo andati da Silvia's, dove era andato anche Man vs Food, e lì abbiamo mangiato chicken and waffle. Wow, che brava! Poi una sera, essendo molto stanchi dopo le lezioni, abbiamo provato a prendere la pizza da asporto e abbiamo preso la pizza da Domino's. Sinceramente all'inizio guardandola non è che mi ispirava più di tanto, poi invece alla fine l'abbiamo mangiata ed era buona. L'ultima sera siamo andati nel caffè Wok. Questo è un locale dove ha un sacco di storia, dove qua si erano esibiti all'inizio della loro carriera, per esempio Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Kool & The Gang. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, scrivetemi nei commenti anche suggerimenti dove siete andati a mangiare voi, così in caso se qualcuno legge o io ritornerò andrò in post che non ho nominato, e ci vediamo nel prossimo video. Yo!